Negli anni 70 venne effettuato un esperimento a cui parteciparono 120 studenti. L'esperimento aveva come obiettivo quello di studiare la correlazione positiva tra gli studenti che consegnano i loro compiti in tempo e quelli che indossano calzini puliti. I risultati in realtà furono esattamente opposti rispetto a quelli attesi. Difatti lo psicologo che raccoglieva i dati affermò scherzosamente: «A quanto pare, gli studenti sono in grado o di fare i loro compiti o di cambiare i calzini ogni giorno, ma non entrambe le cose». Questo esperimento fu seguito da un secondo che ebbe luogo nel laboratorio di Baumeister, dove degli studenti affamati entrarono nelle aule e ad alcuni di loro fu permesso di mangiare biscotti appena sfornati, mentre ad altri solo ravanelli. Quest'ultimi dovettero esercitare molto autocontrollo per non mangiare biscotti appena sfornati, soprattutto perché i ricercatori si erano allontanati dal laboratorio e osservavano i partecipanti attraverso una videocamera nascosta. Quindi, dopo averli sollecitati con successo, i ricercatori portarono questi due gruppi di studenti in un'altra stanza dove diedero loro un puzzle impossibile da risolvere. I risultati furono affascinanti. Il gruppo a cui era stato permesso di mangiare i biscotti continuò a lavorare al puzzle per 20 minuti, mentre il gruppo che aveva avuto il permesso di mangiare solo ravanelli e avevano già avuto modo quindi di sperimentare la propria forza di volontà, continuò a lavorare al puzzle solamente per 8 minuti. Questo esperimento venne ripetuto per 7 volte e in ogni occasione portò a risultati pressoché identici. L'ultima analisi si svolse in un centro commerciale, dove vennero affidati ai partecipanti dei semplici problemi matematici da risolvere. Emerse che le persone che erano da più tempo impegnate negli acquisti rinunciarono ai problemi molto più velocemente. Potresti pensare: ok, fantastico, questi esperimenti sono affascinanti, oppure valutarli noiosi e poco utili nella vita di ogni giorno. Ma il concetto importante è comprendere le implicazioni di questi esperimenti e di come possano renderti molto più produttivo e cambiare completamente il modo in cui pianifichi la tua giornata. Quindi, quali sono le implicazioni? La prima è che dobbiamo comprendere che abbiamo una quantità limitata di forza di volontà e che questa si esaurisce progressivamente. La seconda, che siamo programmati per usare la stessa quantità di forza di volontà per tutte le attività. Molti pensano: beh, ho abbastanza forza di volontà per fare il mio lavoro, ma non ho mai abbastanza forza da dedicare all'attività fisica quando torno a casa. In realtà non è una riserva di forza di volontà differente per il lavoro e l'esercizio fisico. È più probabile che tu abbia completamente esaurito la tua forza di volontà al lavoro e ora tu non ne abbia abbastanza da dedicare all'attività fisica. È la stessa cosa se ragioniamo sull'esperimento del calzino. Se vai in lavanderia per 2 ore e fai il bucato, è molto più difficile una volta tornato a casa iniziare a lavorare al tuo progetto, al contrario di uno studente che vi si è dedicato da subito. È la stessa cosa che succede quando ti svegli al sabato e invece di dedicarti al tuo progetto creativo vai a fare la spesa. Devi prendere una decisione per ogni piccola attività che vuoi sviluppare, considerando che le tue energie, volente o nolente, sono limitate. Un'altra persona, una volta sveglia, inizierà a dedicarsi come prima cosa al lavoro creativo e otterrà risultati migliori. Quindi è estremamente importante capire come funziona la forza di volontà. Le persone che lo comprendono sono molto più efficaci nella vita rispetto a quelle che non lo sanno. L'autore Neil Strauss, ad esempio, si fa consegnare automaticamente i pasti ogni giorno. Si potrebbe obiettare: bene, ma che spreco di denaro? Che comportamento stupido? Preferisco cucinare i miei pasti e così risparmiare 10 euro ogni giorno. Solo che una volta che la sua forza di volontà sarà esaurita e non sarà in grado di dedicare lo stesso tempo alla scrittura, finirà per perdere la padronanza allo scrivere e se dovesse osservare la questione puramente finanziariamente, alla fine si troverà a perdere migliaia di euro che avrebbe potuto guadagnare dedicandosi primariamente al suo progetto. Quindi l'obiettivo nella creazione di questo video è che la prossima volta che ci sveglieremo carichi di buone intenzioni, non inizieremo la giornata dando un'occhiata a Facebook, iniziando così a sprecare il nostro carico di forza volontà. Non apriremo la mail come prima cosa al mattino e non risponderemo ad ogni piccola richiesta, o almeno non prima di aver dedicato del tempo al nostro lavoro creativo. Non svegliamoci passando 30 minuti a pensare a cosa vogliamo mangiare a colazione quel giorno. Cerchiamo di automatizzare il più possibile queste attività, anche se ciò significherà ordinare del cibo a casa, così che potremo concentrarci su ciò che è veramente prioritario per noi. È importante rendersi conto che ogni cosa non importante che si fa esaurisce la nostra forza di volontà ed è fondamentale comprendere come funziona la nostra forza di volontà, quanto sia dispendiosa e quanto ci impedisce inconsciamente di portare a termine le cose. Ora tutto ciò che devi fare è analizzare la tua giornata e valutare se stai ottimizzando la tua forza di volontà. Stai iniziando la tua giornata perdendo tempo e forza di volontà per decidere cosa mangiare per colazione? O stai investendo al meglio il tuo tempo? Grazie per la visione.